Una straordinaria pagina di storia, ancora complimenti al Pineto per la prima volta in Serie C, un campionato davvero strepitoso. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera. E buonasera a uno degli artefici di questa storica impresa, Roberto Giammarino. Buonasera, buonasera. Che è il direttore generale del Pineto, però attenzione, ha giocato 13 anni ed è stato capitano per circa 12 anni del Pineto e poi è stato per 8, questo è l'ottavo anno da dirigente. Sì, 2015. Quindi 21 anni in totale. Il Pineto è dentro di te. No, un po' troppo. Diciamo che ce l'ho nel sangue, dai. C'è il sangue. Senti, ma hai realizzato, sì. Cioè il giorno dopo com'è? Ma guarda, sei svegliato questa mattina? Siamo stati una settimana veramente col patema d'animo perché era una partita da dentro fuori, quindi... Però poi devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi perché hanno approcciato bene la partita e fin dai primi minuti abbiamo cercato di vincerla e poi alla fine insomma ce la siamo anche meritata. Quindi è stato un risveglio dolcissimo. Diciamo di sì, un po' con le ossa rotte perché poi nella tensione ieri abbiamo anche fumato un po' troppo. Vabbè, stanchi ma soddisfatti. Buonasera Ivano Di Sciascio, grazie sera. Ivano per aver accettato buonasera. Il nostro invito. Giuseppe Tambone, eccomi. Il leggero ritardo, però come diresti tu, ritardo accademico. Sì, voi che ben intendete. Di traffico soprattutto. Buonasera a Giovanni Tontodonati. Ciao Massimo, buonasera. Ringrazio e saluto naturalmente Roberto Cherchi alla telecamera, al nostro regista Dino D'Angelo. Cominceranno i playoff di Serie C giovedì prossimo 11 maggio. Il Pescara scenderà in campo giovedì 18 maggio. Gara è andata nel primo turno della fase nazionale in trasferta, Pescara testa di serie, una sorta di ottavi di finale. Poi il ritorno lunedì 22 maggio all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, il Siena è stato estromesso dai playoff perché il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 4 punti di penalizzazione del club toscano per irregolarità nei pagamenti entro il 16 marzo e ha già subito una penalizzazione di 2 punti, dunque scivola all'undicesimo posto. Era undicesima la Recanatese che dunque subentra al Siena. Recanatese di Giovanni Pagliari che ha disputato una stagione meravigliosa, Pagliari che aveva portato la Recanatese per la prima volta nella sua storia in Serie C lo scorso anno. E voi insomma conoscete benissimo la Recanatese, c'è un grande rapporto anche tra i dirigenti. Ieri ne ha parlato lo stesso Silvio Brocco al termine della partita. Assolutamente, sono amici da sempre. Io Seciani è stato sempre il direttore lì in questi anni dove ci siamo combattuti durante i campionati. E per noi è una bella cosa perché pure loro da neopromossi centrare l'obiettivo dei play-off è stata una grande cosa. Qualche curiosità, Pierpaolo, su questa cavalcata trionfale? Ma guarda, io onestamente sai che non mi piace millantare conoscenze che non ho. Purtroppo, seguendo un altro campionato del Pineto, ho seguito i risultati con simpatia. Sono contento che una squadra abruzzese arrivi, un'altra squadra abruzzese in Serie C. Obiettivamente non ho elementi per fare domande se non dire che visto che il campionato l'hanno condotto credo in testa dall'inizio alla fine non può che essere meritata e credo l'abbia meritata anche Brocco perché questi anni insomma, ha fatto parecchio
diciamo, da appassionato di pallacanestro, visto che c'è un altro Brocco, il figlio Fabio, che è presidente del consorzio delle quote e gestisce il Roseto il basket, che comincia sabato e domenica i playoff, ecco, posso augurare una doppietta alla famiglia Brocco, che sarebbe davvero tanta roba. Assolutamente. Ivano? No, intanto sicuramente i complimenti che già anche prima della trasmissione ho fatto al direttore. La cosa che mi viene a pensare guardando un po' in avanti, chiaramente adesso che forse il suo ruolo è quello un po' più complesso, in grado, il direttore, capire che per l'anno prossimo, la prossima stagione, quella che poi è l'ossatura, quali giocatori rimangono, cosa fare in sede di mercato, che non è semplice, chiaramente, che si passa da una categoria che si conosce molto bene, una categoria chiaramente che, dove si è più inesperti, quindi capire quello che chiedo al direttore. Come appunto trovare la ratio per fare la squadra per l'anno prossimo, soprattutto a livello di giocatori, di esperienze sicuramente, perché poi è chiaro che ci vogliono anche giocatori che quella categoria, quella che hanno raggiunto la Serie C, l'hanno già fatta. Si riparte intanto da Mauro, no? Possiamo dare questa è una certezza, questo, mi pare, no? Questo frasi, lo deciderà il padron, il nostro presidente, ma penso che ci siano tutti i presupposti per poter dare ancora la grande fiducia a Daniele, che è stato condottiero di questo gruppo, di questa società, e ci ha fatto vivere un sogno che giustamente adesso il Presidente sicuramente farà le sue valutazioni, ma penso che sarà, io spero che sia lui il condottiero anche di questa nuova avventura. Per quanto riguarda tutto il discorso dei giocatori, sicuramente poi con lo staff tecnico, con il direttore Sacchetti e con mister Amaulo sicuramente si troveranno le condizioni per poter fare un buon lavoro. Poi chiaramente noi, essendo molto amici della Pescara Calcio di Daniele Sebastiani, chiaramente abbiamo delle persone esperte che stanno già da anni in questo campionato e nei campionati professionisti, quindi noi siamo sempre stati vicino al Pescara e quindi lo continueremo ad essere, anzi noi l'auspicio adesso è che il Pescara possa andare in Serie B, così sarebbe veramente una bella cosa avere una squadra in B e una squadra in C legati da una grande amicizia tra i due presidenti. Assolutamente, tra l'altro c'è da dire che Amaulo non è nuovo a simili prodezze, perché già nel 2004, abbiamo detto tante volte, sono passati quasi 20 anni, riuscì a centrare la storica promozione col Morro d'Oro dalla Serie D alla C2, a quella che era definita, chiamata la C2 all'epoca. Morro d'Oro soltanto 3.000 anime, insomma, diciamo che più o meno è un'impresa simile, no? Anche se il Pineto chiaramente ci ha provato in questi anni, come diceva Pierpaolo, ci sono stati degli investimenti, c'è stata una programmazione soprattutto. Voi avete puntato tantissimo sul settore giovanile, no Roberto? Lo avete ristrutturato, rifondato, c'è Eugenio Natale che è un punto di riferimento, insomma, persona di grande competenza. Ma io sono arrivato nel 2015 al sodalizio pinetese dopo essere andato via da giocatore, e quell'anno al presidente chiesi di iniziare a guardare le strutture della Pineto Calcio, perché dovevamo ricreare un po' tutto quello che è poi le basi per creare una società forte. Il presidente, il dottor Brocco, è stato subito propenso ad investire sulle strutture sportive, abbiamo creato diversi campi sintetici. Oggi Druda Pinetello, adesso stiamo ultimando l'ultimo campo da calcetto, abbiamo due campi da calcetto e un campo da calciotto, le strutture ci sono, adesso a Scerne c'è il nuovo campo che a breve si inaugurerà. È un campo regolamentare 60-100, sempre in sintetico di ultima generazione. Diciamo che il territorio ha dato subito l'attenzione giusta a queste situazioni, che poi ti fanno crescere per forza, perché poi quando tu ristrutturi piano piano il settore giovanile, metti le persone, tu hai citato Eugenio Natale, abbiamo messo alla guida del settore giovanile, certo. Siamo cresciuti anche come scuola calcio, perché siamo diventati scuola calcio d'élite. Ho fatto 2 o 3 puntate di Promesse Vincenti negli anni, quindi ho visto proprio lo sviluppo. No, siamo stati bravi a creare i presupposti, e poi è chiaro che avendo tutto quello che è, ogni anno abbiamo messo qualche tassello, qualche figura importante professionale, alla fine i risultati sono arrivati.
è una cosa costruita qualche anno fa. Assolutamente, già Giuseppe, da qualche anno fa. Sì, prego, volevi... No, già da qualche anno fa. Quindi. Da qualche anno, assolutamente. Parte da lontano, insomma. Sì. È chiaro che poi c'è stata la meravigliosa giornata ieri. Giuseppe, che cosa rappresenta questo trionfo? Perché è stato un trionfo. Sì, sicuramente. Innanzitutto un buon segnale, un bel segnale per il calcio abruzzese, che ha vissuto solo qualche puntate negative nelle ultime stagioni. Si affaccia tra i professionisti una società che non ha trovato questa vittoria per caso, ha fatto un percorso dove ha sperimentato un po' tutto, anche facendo ammenda, immagino, di qualche errore di valutazione, di qualche situazione che non è andata, ma è stata fondamentale la crescita continua negli uomini, ma anche nell'organizzazione. Credo che il valore principale, adesso che c'è questo salto, è proprio negli uomini, nelle competenze, perché magari un giocatore più o meno all'altezza dei loro programmi si trova in un modo o nell'altro, però avere una giusta connessione, una giusta gestione in questa categoria diventa fondamentale, perché rispetto al mondo dei dilettanti il salto è notevole dal punto di vista gestionale, dei conti, di tutta una serie di dinamiche, no? Spesso vediamo delle società che prendono punti di penalizzazione per dei minimi errori, quindi credo che il dottor Brocco ha già una squadra all'altezza della situazione. Già rodata questa, sotto questo profilo. Penso proprio di sì, non credo sia stata una promozione improvvisata. Il percorso che ha fatto la squadra all'interno del campionato credo che non lasci spazio a nessun commento diverso, è stata una promozione voluta, trovata, alla fine forse con un po' di patema in più, visti i punti, che però chiaramente nel gioco del campionato ci sono anche queste situazioni. L'ultimo chilometro, dicono quelli che se ne intendono, è sempre il più complicato da percorrere. Sì, poi bisogna essere dentro la squadra per capire se è stato un rallentamento, situazioni contingenti, perché fondamentalmente i punti decisivi qualche nelle ultime partite sono sfuggiti per poco in alcuni momenti, quindi ci sta un po' tutto, però adesso che vogliamo parlare, dobbiamo assolutamente fare i complimenti e sperare che con tutto il loro modo di pensare, la loro visione fatta di sociale, fatta di investimenti sul territorio, fatta di giovani, fatta anche di relazioni con altre società, Pescara in primis, riescano a costruirsi un futuro stabile in questa categoria, che per loro sarebbe importantissimo. Intanto stanno, naturalmente il nostro regista Dino D'Angelo sta riproponendo le immagini della festa ieri nel post partita, poi ieri anche nel corso della domenica sportiva condotta da Giovanni Tontorati. Abbiamo avuto diversi contributi in diretta col nostro inviato Lorenzo Valeriani. Tra l'altro c'è da dire una breve cronistoria del Pineto: nel 2016 torna in Serie D con Aldo Ammazzolorso, poi un avvio difficile di campionato nella stagione successiva appunto in Serie D, 4 sconfitte consecutive se non vado errato, viene ingaggiato Daniele Amaulo, che porta alla salvezza tranquilla il Pineto. L'anno successivo, un campionato che ho seguito personalmente, la finale playoff persa col Matelica, che era insomma una squadra che poi ha trovato anche la promozione in Serie C nel 2020 o 2021 se non vado errato, 2020 per essere ancora più precisi. Però negli ultimi 7 anni di Serie D, 3 playoff, uno vinto con Pomante 2 anni fa e una promozione quest'anno storica in Serie C, cioè tanta roba. Il percorso è stato sempre in salita. Abbiamo iniziato, come dicevi tu, con squadre giovani. Ricordo che in questi anni abbiamo vinto anche, pur lottando per le prime piazze, abbiamo vinto 3 volte il terzo premio giovani di serie, che era un premio a chi faceva giocare più ragazzi più giovani nelle squadre. Quindi diciamo che si è guardato tutto, sia il discorso societario, sia il discorso economico e sia il discorso di far giocare i giovani. L'anno che
e dicevi tu la finale a Matelica, avevamo 7 fuori quota in squadra, sì, di Rocco, Luca Orlando, c'era Ciarcelluti che era un fuori quota, segnò ad Avezzano in semifinale, ricordo, assolutamente insieme, sì, a Di Rocco, insieme a Di Rocco ad Avezzano con una, certo, uno stadio gremito, cioè quel campionato è stato uno dei campionati che ricordiamo perché eravamo una squadra giovanissima. Poi è chiaro che ripetersi sempre nello stesso campionato, beh, ci vuole sempre qualcosina in più. Diciamo che Amaulo ha guidato due vittorie col Cesena, a Pineto, certo, in 10 e a Cesena 2-1 era la capolista il Cesena. Segnò Camplone, se non vado errato. Segnò Camplone, sì, secondo gol. Quelli sono campionati che verranno ricordati a vita a Pineto, perché sai, confrontarsi in uno stadio dove c'erano 11.000 spettatori con una squadra come il Pineto, andammo a vincere 2-1, vincevamo 2-0 veramente, poi fecero gol loro su un calcio d'angolo. Sì, Cesena che poi vinse il campionato, vinse il campionato, era sicuramente la squadra più forte. Ricordo Valeri, il terzino sinistro, che adesso gioca in Serie A con la Cremonese, A, sì, dopo aver vinto da protagonista la Serie B con la Cremonese, insomma. Cioè in Serie D si può pescare, Giovanni. No, io lo aggiungo solo due cose, hai fatto benissimo a ricordare la storia, Massimo, no? A Mazzalorso, poi a Amaulo, perché tutti hanno contribuito a questa splendida scalata, però secondo me Amaulo meritava di godere di questo trionfo, perché è stato allenatore del Pineto varie volte, è stato esonerato, è stato richiamato, è una persona di fiducia, possiamo definirla così, quindi meritava questo traguardo. Per quanto riguarda invece il futuro, ieri ne parlavamo anche col patron Brocco, perché questo è il coronamento di un progetto che nasce da anni. Il Pineto si è dotato di strutture, ha costruito un settore giovanile invidiabile, è un punto di riferimento dell'intero comprensorio, della zona, per i ragazzi che vogliono fare calcio. Manca l'ultimo tassello, che è lo stadio, perché, no? Esatto. Perché bisogna renderlo a norma per la Lega Pro. Anche se Brocco ci ha confidato che aveva già iniziato, no? Aveva già iniziato degli incontri, dei lavori. Poi probabilmente si è fermato per motivi di scaramanzia, però riprenderanno presto i colloqui. Si era già mosso un mesetto fa. Un mese fa, sì, ce l'ha detto. Per cercare di capire dove dovevamo migliorare la struttura, erano venuti. Questa volta però erano venuti loro, sì, sì, la Lega Pro, sì, a vedere, a fare, perché facevano fare sopralluoghi su società che più o meno avevano le possibilità, certo, di vincere il campionato, quindi noi eravamo a 9 punti, loro erano venuti per dare un'occhiata agli impianti. Adesso chiaramente la nostra forza, il Presidente, ma anche il Comune di Pineto dovrà fare uno sforzo importante, perché lo stadio deve essere adeguato. Diciamo che siamo già in fase di progettazione. Io spero che i tempi siano rispettati, Roberto. Abbiamo perché dei tempi il problema, da rispettare, ma i tempi purtroppo non saranno cortissimi, quindi lo so. Ci stiamo muovendo già. Ecco, in che cosa consistono i lavori di adeguamento? Così ci facciamo capire. Ma anche va bene, noi dobbiamo sistemare il manto erboso, perché ci hanno chiesto di allargarlo di 4 metri. Okay. Noi avevamo un campo 105x64, adesso doveva essere 105x68. E poi qualche piccolo lavoro sulle panchine, dobbiamo allungarle un pochettino perché abbiamo 16 posti. Insomma, non sono interventi invasivi, no, però, ecco, per spogliatoio, così dire, no? Spogliatoio e illuminazione sono le cose che poi parcheggi. Insomma, c'è da lavorare. C'è da lavorare. Però non pensavo solo all'inizio hai detto il campo, allora ho pensato, invece ci no. Ci sono dei lavori da fare adesso. Col Presidente, insomma, si sta muovendo il Presidente in prima persona, quindi sicuramente arriveremo all'obiettivo. Intanto c'è da preparare la pool Scudetto e soprattutto la finale di Coppa Italia contro la Gian Erminio domenica 28 maggio a Gavorrano. Inizio ancora non è stato fissato l'orario, no? Mi pare. No, ancora presto. Stiamo aspettando il calendario della pool Scudetto e dovrebbe, certo, uscire a giorni, quindi ormai dobbiamo cercare di far bene in tutte le competizioni. Ormai ci siamo tolti quel peso del campionato che non riuscivamo a chiudere questa partita. Adesso la squadra sicuramente affronterà le partite, questa finale e queste partite della Pool Scudetto, secondo me, con la mente libera, quindi potrà ritornare ad essere quella squadra devastante che è stata nel girone d'andata. Quindi Pineto tutt'altro che pago, potremmo dire così. Allora andiamo in pubblicità, 21:21, ci vediamo tra pochissimo.
Beh, torniamo in diretta su Rete 8, sono le 21:25, insieme con Pierpaolo Marchetti, uno degli artefici della storica promozione del Pineto in Serie C, Roberto Gianmarino, abbiamo detto in totale 21 anni, 13 da giocatore, 8 da dirigente, lui in questo momento è direttore generale, anche perché c'è un giovane DS che promette bene, Moreno Sacchetti, che tu hai portato da Alba Adriatica circa un anno e mezzo fa. Due anni e mezzo fa, era, seguivo un po' le... andava vedendo un po' i ragazzi in giro e poi l'anno scorso quando è ritornato a Mauro abbiamo dato la possibilità di fare la prima esperienza in prima linea, poi piano piano fresco abilitato da direttore sportivo. Vedi? Sì, sì. È stato il mio corso, è stato sì. Quindi la paternità è di Giuseppe Tambuoso, sarà anche Fabio Lupo. Prendetevela con Giuseppe Tambuoso se dovesse fare qualche fesseria. No, sto scherzando, Sacchetti. Anzi, complimenti in bocca al lupo, anche perché è giovanissimo, no? Sì, Moreno ha smesso da poco di giocare, quindi diciamo... Non mi chiedo l'età perché credo che abbia 42. Senti, 43. Però c'è un aneddoto legato a Daniele Amaulo. Ce lo devi raccontare, dai. È una cosa anche simpatica. Beh, un aneddoto, Daniele Amaulo era con la Maceratese quando venne a Città Sant'Angelo e noi avevamo un punto di vantaggio sulla San Giustese. Ultima giornata di campionato, giornata stagione 2007-2008, Serie D. Se battevamo la Maceratese eravamo in Serie C, purtroppo finì 0-0 e ci strozzò la festa, come si dice, strozzati al momento più bello. Però è chiaro che poi, vedi, me lo sono fatto amico e lo portammo poi con noi a Città Sant'Angelo e adesso a Pineto. Mi ha fatto molto piacere. Ma c'era Tese, aveva interesse insomma in quella partita? C'era Tese, doveva fare un punto per evitare di finire nei play-out o in alcuni risultati sfavorevoli nei play-out. Quindi quell'anno purtroppo ci fece questo brutto scherzo. Però era adesso... Renato Curi di De Cecco, tu eri amministratore delegato. Sì. Giocò male la squadra però. Più che meglio, cioè, più che bene la Maceratese, gioco male. Ritorniamo sempre quando devi chiudere un campionato, le gambe tremano e c'è il fiato corto e non riesci però devo dire... Allenatore Augusto Gentilini. Che sta guidando la Triestina, sta facendo i play-out, la prima partita 0-0, se non vado errato, in casa, no? San Giuliano che aveva esonerato Gautieri ed è tornato allenatore della storica promozione in Serie C. Sono le 21:27, allora stavo parlando dei play-off di Serie C, caro Pierpaolo, perché è cambiato tutto, insomma si sapeva del Siena, si sapeva delle disavventure del Siena che è stato penalizzato di 4 punti dal Tribunale Federale Nazionale, già 2 punti di penalizzazione nelle scorse settimane, quindi in totale 6 punti. E questo che cosa significa? Che scivola il Siena all'11° posto e farà i play-off nel girone B la Recanatese da decima. Allora possiamo vedere il quadro completo perché il primo turno comincerà proprio giovedì prossimo 11 maggio e si entrerà più o meno nel vivo, anche se restano 10 giorni al Pescara, da oggi a giovedì 18 maggio, però ci si avvicina piano piano all'appuntamento, agli appuntamenti importanti dei playoff. Allora, questo è il girone A, il Padova, quinta in classifica contro la Pergolettese, giovedì ore 20:30, sempre alle 20:30, Virtus Verona che ha disputato un campionato super, il suo patron, nonché direttore sportivo e allenatore, Luigi, mi sembra che si chiami Fresco, insomma ha portato la Virtus Verona al sesto posto, caro Pierpaolo, cioè Fresco fa, non solo mette i soldi, ma fa anche il direttore sportivo, il direttore generale e l'allenatore. Che ne pensi? Beh, un po' accaldato. Probabilmente è l'idolo di Sebastiani. Bellissimo. Senso che credo che insomma, in panchina quest'anno con Zeman probabilmente no, però insomma qualche volta ci siamo andati vicini. Però è un caso molto particolare. Adesso, a parte le battute, no, la Serie C è piena di queste realtà. Sì. Piccole si sono ricavate uno spazio importante e da questo punto di vista, ripeto, pur senza conoscere nel dettaglio, io sono convinto che Pineto, ad esempio, se farà le cose per bene come ha fatto in questi anni, un suo spazio se lo può ricavare. No, anche noi nel nostro girone abbiamo visto realtà come la Gelbison, sì. Francamente nessuno probabilmente si aspettava protagonista in questo. Quindi cioè, più si diciamo nelle categorie inferiori è più facile
ottenere risultati facendo le cose per bene. Poi magari quando si sale ancora un po' subentrano, magari ci sono delle altre dinamiche, delle individualità, dei singoli, certo. Alcuni si possono permettere, altri no. Ma fino alla Serie C, se fai le cose per bene, non dico, cioè, fare le cose bene, non dico che sia garanzia di successo, perché la garanzia nello sport non te lo dà nessuno, però hai buone possibilità di ricavarti un posto al sole. Tra poco ne parleremo, continueremo a parlare, ma c'è un ospite specialissimo, direi, che dobbiamo introdurre necessariamente con una clip, siete d'accordo? Credo di sì. Sentiamo. Marcatore di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tecco, tiro, gol! Siamo sopra qualche minuto, gol di Grosso. Ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo. Grande gol, grandissimo, bellissimo. Nulla da fare per Lema, non la vede nemmeno partire questa palla, ma non ci sarebbe mai arrivato, bellissimo. Arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro. Poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Cannavaro. Via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino. Girardino la porta nera anche vicino alla bandierina, cerca due contro uno, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, si va a Berlino, Berlino. Andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, Pepe. Beh, insomma, è stato il simbolo di quell'Italia che trionfò ai mondiali del 2006. Fabio Grosso, attuale allenatore del Frosinone, ha vinto il campionato di Serie B. Lo abbiamo in collegamento telefonico per ragioni di natura logistica, quindi abbiamo dovuto ovviare proprio con un collegamento telefonico. Buonasera Fabio. Ciao, buonasera a tutti voi. Insomma, hai sentito, sì, hai sentito, vabbè che tanto. Sì, sì, qualcuno pensava potesse essere del Piero, ma... vi dovete accontentare di me. Allora qui il nostro salotto ci sono Pierpaolo Marchetti, Roberto Giammarino, che ti conosce molto bene da anni, il Pineto, come tu sai, è salito per la prima volta in Serie C, Ivano Di Sciascio, tuo amico, Giuseppe Tambone e Giovanni Tontodonati. Allora, siccome possiamo tenerti per poco tempo, cominciamo dalle domande. Pierpaolo, curiosità, qualche domanda per Fabio, che insomma è stato un trionfo quello del Frosinone. Ma intanto lo saluto, ciao Fabio, e gli faccio i complimenti perché davvero ha vinto un campionato da grande squadra, ha vinto un campionato da grande squadra, e volevo chiedergli questo, cioè, abbiamo rivisto adesso insomma le immagini, oramai conosciamo a memoria, del mondiale, ma quando un atleta, un calciatore, nel tuo caso, gli cade addosso una roba del genere, cioè un'esperienza positiva ma che può essere anche devastante, cioè, come si fa a un certo punto a mettere da parte tutto e ricominciare, cioè un mestiere nuovo? Dove sì, sei sempre Fabio Grosso, però poi alla fine quando vai sul campo poi devi comunque dimostrare, devi fare risultati. Non è una zavorra a volte troppo pesante da portare quel ricordo del mondiale? Se solo pensavo che si è chiamato per il campionato, invece avete rispolverato quello che è successo 17 anni fa, insomma è sicuramente una cosa stupenda che mi è capitata, bellissima, me la porterò sempre dietro. E poi, come hai detto tu, ovviamente in certi momenti vorresti metterla da parte, perché poi il tempo passa, le cose che vuoi fare, insomma, le vuoi continuare a fare. Quando ho continuato a giocare, ovviamente è alzata l'aspettativa in maniera esponenziale,
e adesso ovviamente vieni sempre rappresentato con quella bellissima etichetta, però i lavori cambiano, gli anni passano, insomma ci si rimette in gioco e ci si ristimola con nuovi obiettivi, fermo restando che quello che è successo in quel momento, in quegli anni, è stato qualcosa di sensazionale, però proprio la mia volontà addirittura è quella proprio di metterla da parte, perché poi insomma faccio un'altra cosa, sono due lavori completamente diversi, quando giochi e quando alleni. La faccio con grande passione, provo a metterci le mie competenze, sapendo di dover coinvolgere tantissime persone, tantissime aree, e poi vieni sempre invece rappresentato con quelle immagini, ripeto, stupende, fantastiche, però c'entrano poco con quello che voglio fare, e delle volte sono anche fuorvianti, no? Perché si può pensare che ci sono delle corsie preferenziali, invece poi quando sei, possono anche essere state, ovviamente qualcuno può anche pensare, però poi quando sei dentro a fare una cosa diversa da quella che ti ha rappresentato in quel modo, devi portare altre cose rispetto a quelle che possono essere ricordi. Quindi io sono contentissimo. Ecco, non la senti come una zavorra, è quello che ti chiedeva Pierpaolo, cioè il fatto che devi di dover dimostrare dopo aver deciso i mondiali, cioè questo intende dire. Quello che faccio, lo faccio, ripeto, un entusiasmo grandissimo, che è quello che mi ha sempre accompagnato nella mia vita. E poi ovviamente sei sempre sollecitato su questo argomento, che mi rispolvera i ricordi bellissimi, ma non mi serve a niente per quello che voglio fare e che voglio continuare a fare bene, quindi non è una zavorra, è un argomento in più che viene ritirato fuori, felicemente è andato bene, quindi mi riporto con me dei ricordi bellissimi, però c'entra poco con quello che sto facendo, diciamo. Intanto Fabio, c'è da dire che hai già fatto meglio dei tuoi predecessori che hanno vinto il campionato a Frosinone. Stellone nel 2015, 71 punti alle spalle della rivelazione Carpi, anche il Frosinone. Era una rivelazione che veniva dalla Serie C, e 72 punti il Frosinone di Longo nel 2018. Il Frosinone attuale ne ha 74 ed è primo in classifica con 4 lunghezze di vantaggio sul Genoa, e sabato ci sarà lo scontro di diretto allo Stirpe. Niente male, no? Beh, è stata una cavalcata magnifica. Questo è un gruppo di ragazzi speciali, perché l'ho detto poco dopo, per fare quello che abbiamo fatto noi, essere normali non bastava, siamo diventati speciali, perché è stato un campionato tremendo, difficile. In atti di partenza c'erano 10-12 squadre, insomma, che volevano puntare a salire, campionato molto 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 difficile, noi siamo stati in grado di abbattere tantissimi numeri della storia del Frosinone. Mancano ancora 2 giornate, ovviamente affrontiamo una corazzata che è il Genoa, e vogliamo portare a casa quello che penso questi ragazzi meritano, perché siamo stati bravi, siamo in testa da 26-27 giornate, abbiamo creato un distacco grandissimo, però sappiamo che ovviamente ci confrontiamo con una squadra molto molto forte, con interpreti di grande esperienza, di grande qualità, però ora siamo al rush finale, insomma sappiamo che verremo ricordati sicuramente, perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Però vogliamo continuare a mettere qualche film, perché quando hai la possibilità è bello sempre continuare a metterle. Non c'è dubbio alcuno, tra l'altro siamo contenti anche per Borrelli, ex biancazzurro, che è stato decisivo nelle ultime 2 giornate, 2 gol e anche un assist nell'ultima partita di Pisa, 5 le reti in totale realizzate dal classe 2000. Domande, allora, intanto Roberto Giammarino, che ti conosce da tantissimi anni. No, Fabio, il passato, come dice lui, è giusto lasciarlo da parte, perché lui ha intrapreso ormai la carriera da allenatore e lo sta facendo anche bene. Credo che ha capito perfettamente che oggi per vincere c'è bisogno di creare il gruppo, di fare intensità, perché il Frosinone è una squadra che ha dato molto intensità, molta forza, molta grinta, quindi queste sono le chiavi. È chiaro che lui l'ha interpretato perfettamente, gli faccio i complimenti, perché si è spogliato dalle vesti di condottiero della nazionale e oggi giustamente reclama un po' una sua figura nel mondo, da allenatore, nel mondo che vuole
la carriera che ha intrapreso. Assolutamente, tutti dicono il primo risultato importante dell'allenatore, però vorrei anche ricordare il trofeo di Viareggio alla guida della Juve Primavera, no? Se non vado errato, se non ricordo male. Sì. Ho fatto 4 anni tra giovani della Juve, mi sono sentiti tantissimo, mi sono piaciuti tantissimo, gioco a contatto con i ragazzi, avere la sensazione di poter dare qualcosa per migliorarli è bello. Fare con quella modalità, essendomi arricchito di tanti anni di esperienza, perché poi è stato pari un passo di certe esperienze, ovviamente ci si ricorda solo quando nell'ultimo secondo, l'ultimo minuto si riesce a prendere qualcosa, invece c'è sempre qualcosa di positivo nelle esperienze che fai e io me le porto dietro sempre con dei bei ricordi, anche quelle negative. Assolutamente, e poi insomma per quanto mi riguarda, non per piaggeria, però a Bari, prima esperienza importante in Serie B, concludesti il campionato al 6° posto, poi per la penalizzazione il Bari scivolò al 7° e comunque insomma facesti i playoff contro il Cittadella, sì, insomma il Bari fu eliminato, però secondo me una esperienza positiva. Ivano Di Sciascio. Sì, a parte saluto Fabio, gli rinnovo i complimenti. A parte che Fabio da allenatore ha fatto un percorso, no? Certo. Partendo, come hai detto bene tu Massimo, con i giovani, poi andando a fare piazze importanti, Verona, Brescia, Bari, facendo un'esperienza all'estero, Sion. Quindi questo non va che ancora più a dare valore a quello che ha raggiunto, perché poi quando si fanno questi percorsi e si raggiungono poi gli obiettivi, vuol dire che si è fatto bene. E la cosa che mi viene da chiedere a Fabio, in maniera molto banale, però mi incuriosisce, quanto, penso al rigore, penso allo sguardo di Fabio su quel pallone contro il rigore, e penso allo sguardo di Fabio quando stava per fischiare il triplice, l'arbitro stava per fischiare nell'ultima partita, emozioni, immagino, completamente diverse, ruoli e responsabilità completamente diverse, Fabio, giusto? Sì, emozioni diverse, ma grandissime entrambi, perché comunque quando cambi ruolo poi le responsabilità aumentano, le cose sono diverse, hai tante cose in più da dover gestire, tra virgolette, quindi poi non riesci a smaltirle sul terreno perché non hai la possibilità di correre, sei rinchiuso nelle linee bianche davanti alla panchina. È stato bello, bellissimi ricordi tantissimi anni fa, ma molto 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 bello anche l'emozione provata con questa grandissima soddisfazione. Ti teniamo compagnia per qualche altro minuto, tanto sei in viaggio, no? Quindi non ti dispiace sicuramente a rispondere alle ultime due domande, Giuseppe Tambone e Giovanni Tontodonati. Giuseppe. Ciao mister, buonasera e complimenti. Ciao, buonasera, grazie. Credo che sei riuscito a vincere uno dei campionati più complicati e duri degli ultimi forse 15 anni di Serie B. C'erano due terzi delle squadre che volevano stare al posto tuo e probabilmente degli ultimi anni hai guidato una squadra che non aveva i grandi favori del pronostico, perlomeno a inizio stagione. Ecco, in questo contesto così complicato, dopo anche la stagione scorsa complicata, vincere questo campionato significa essere speciali, ma in cosa? Importantissimo, perché poi siamo partiti e anche immeritatamente nelle prime 7-8 giornate avevamo rimediato 3 sconfitte fuori casa, in partite giocate bene ma siamo usciti con 0 punti, poi abbiamo inanellato una serie lunghissima di vittorie e in quella serie ci siamo strutturati, siamo cresciuti, siamo migliorati, ci siamo sentiti squadra vera. E poi abbiamo conquistato la vetta e da là poi è stato difficile, perché poi ci vedevano sempre con occhi diversi gli avversari, perché all'inizio comunque eravamo una squadra tra le tante, sì. Poi invece siamo diventati una squadra da battere, però era diventato difficile batterci e abbiamo concluso il campionato, non è ancora finito, però ci siamo tagliati il traguardo, perché comunque abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo per noi con 3 giornate d'anticipo in un campionato, come hai detto tu, tremendo, ricco di squadre molto molto forti, e questo è motivo d'orgoglio di tutti, per la società, perché è una società seria, per il direttore, perché comunque il direttore è un direttore molto molto bravo, e cui io
sono molto legato da tantissimi anni e gli continuo a fare i complimenti perché gli ho sempre fatti pochi durante l'anno, non ho mai avuto l'opportunità, lui invece mi ha sempre riempito dei complimenti, però l'ho pensato spesso anche io, perché lavorare comunque con una persona come lui è bello, è stimolante, una persona con grande esperienza e comunque mi ha fatto maturare tantissimo e quindi si sono incastrate le persone giuste nei posti giusti e abbiamo avuto a disposizione dei ragazzi in gamba, perché c'erano dei ragazzi di esperienza, perché poi il direttore è stato bravo a prendere quei 4-5 giocatori di esperienza che avevano anche alle spalle di campionati importanti, fatti e vinti, e poi contorniati da tanti ragazzi più o meno giovani, giovani inteso non solo come età ma come proprio palcoscenico di Serie B, e il mix è stato atomico e ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario. Guarda, mi ha anticipato Fabio prima di cedere la parola a Giovanni Dottorati, perché volevo parlare di qualità, io lo stimo tantissimo, di Guido Angelozzi, che per me è uno dei migliori della categoria, conosce a menadito proprio i giovani più interessanti, viene comunque da società importanti, a Sassuolo ha fatto un ottimo lavoro, c'è anche qualche giocatore del Sassuolo quest'anno nel Frosinone, tu lo conosci bene, c'è un grande rapporto tra voi, insomma si nota, ma soprattutto ha rivoluzionato l'organico, perché rispetto all'anno scorso ha portato 20 giocatori, 20 nuovi giocatori, e non è facile poi amalgamare una squadra con tante novità, no? E la stessa cosa aveva fatto l'anno prima, quindi era stato chiamato insomma per rimettere un pochino a posto la situazione, perché bisognava aveva sempre speso tanti soldi negli ultimi anni e lui in questo è uno specialista, perché comunque sa riconoscere le qualità dei ragazzi, sa crederci e ci abbiamo creduto insieme, perché poi l'anno scorso avevamo creato una squadra che presentava sempre 5-6 esordienti in categoria quasi ogni partita, certo. E nonostante tutto abbiamo fatto un altro campionato molto bello, perché a 58 punti eravamo rimasti fuori dai playoff, ma quest'anno a 58 penso che si possa fare tranquillamente quarti se non quinti, quindi... E poi quest'anno abbiamo ricambiato la torta tanto, sì. Nonostante questo, ripeto, sono stati bravi, perché insieme abbiamo creduto nelle scelte fatte inizio anno e abbiamo cercato di lavorare sodo per amalgamare il gruppo, poi è un gruppo composto da ragazzi molto in gamba, sia i grandi che i meno grandi. E alla fine siamo stati in grado di dimostrare tutte quelle che sono state le nostre qualità. Quando si dice la forza delle idee, Giovanni Tontodonati. Ciao Fabio, un abbraccio innanzitutto e complimenti, perché come ha detto Giuseppe Tambone, questo è stato un capolavoro, perché il Frosinone non era la squadra che doveva vincere il campionato, non era la squadra favorita, quindi grandi complimenti. Quanto c'è di tuo, Fabio? Cioè, nel senso, mi spiego, tu secondo me hai compiuto un percorso di maturazione prevedibile, perché bastava parlare con gli addetti ai lavori sempre in ogni anno e dicevano Fabio è uno dei migliori allenatori in circolazione, Fabio è uno dei migliori allenatori in circolazione. Le esperienze di Bari hai fatto bene, poi qualche passaggio poco positivo, penso al Sion ma anche al Brescia, però hai sempre dimostrato, al Verona bene, hai sempre dimostrato grandi capacità, cioè senti di essere cresciuto anche tu Fabio, non solo a livello tattico, a livello di gestione, non lo so, come allenatore? Sì, questa è una bella domanda, tantissimo, perché poi ti accorgi quando ti riguardi indietro che tante cose le porti avanti perché ci credi, devi avere delle idee su cui appoggiare tutto il tuo lavoro e ci devi credere fortemente ovviamente, poi però ti accorgi che il tempo ti fa scoprire tante altre cose in più che sono diverse da quello che può essere un rettangolo di gioco, che poi devi sapere interagire insomma col direttore, ti chiamano tanti presidente, tifosi, giornalisti, all'interno della squadra possono succedere tante cose che ovviamente più volte le vivi e più sei in grado di riconoscere quello che può succedere. E quella si chiama l'esperienza, no? Che ti fa fare le cose giuste, ma l'esperienza ovviamente viene da qualche passo falso. E quindi sicuramente mi sento migliorato, ma mi voglio migliorare ancora, e quello il tempo ti può far solo migliorare se desideri veramente migliorare. Poi Fabio, aggiungo che ci conosciamo da 30 anni forse, perché abbiamo fatto lo stesso liceo, in sezioni diverse, lui andava in classe con una mia carissima amica che è Francesca, e non mi sembra vero averti a disposizione per più di 10 minuti, perché lo scrissi anche qualche anno fa, cioè può essere una celebrità, un antidivo,
Fabio è l'emblema, no, dell'antidivo, non ama i riflettori, però dai, con gli amici. E poi è sempre una persona estremamente educata, Massimo, è il primo che saluta quando ti incrocia. Molto quindi... educato e molto riservato. Assolutamente, però. E la riservatezza viene scambiata qualche volta per altre cose che invece non... Bravo. No. È vero, Fabio, perché io, insomma, io ricordo poi quando tornasti al Mondiale, no, che c'erano tutti quanti, no, sotto casa sua, e lui giustamente... C'è stato, no, rientro, un assedio. Un assedio. E lui giustamente poi disse, ragazzi, facciamo una conferenza stampa, che fu la soluzione migliore. Poi io ricordo sempre con piacere quello spareggio di eccellenza Grosseto Renato Guri nel 98, insomma, certo. Nel 98 lui giocava in eccellenza, nel 2006 è il giocatore decisivo ai mondiali. Ci ritrovammo in Serie D con, dal titolo, certo, dell'eccellenza, ritrovammo in Serie D perché aveva vinto la Coppa Italia, cioè, avevano perso la finale, però la Curi poi si ritrovò in Serie D. Assolutamente. Ma io di Fabio ricordo una sola cosa. Fabio, ti ricordo la tua educazione, la tua dolcezza quando eri all'Angolana, quello ti ho sempre inquadrato come un ragazzo pulito, educato, quindi ti fa onore questo, perché poi nella vita, vedi, l'educazione, il fatto che eri un ragazzo molto dolce ti ha portato tanta fortuna. E spero te ne porterà anche altra nella tua vita. Ho anche un sacco di spigoli, però poi quelli ce li abbiamo tutti, ce li abbiamo. Basta sbussare qualche angolo. Senti, Fabio, ma ti faccio una domanda, non so se te l'avevano già fatta, però è chiaro che a Verona, no, a 4 giornate alla fine, vieni destituito dall'incarico. È una ferita che è rimasta aperta, oppure, adesso è chiaro, non te ne frega niente, sei andato in A col Frosinone, hai fatto un capolavoro, però ti è rimasta quella cosa lì? Ferite, io penso alle delusioni, le delusioni poi servono perché ti godi meglio le soddisfazioni. Poi per essere precisi erano 2 le giornate alla due fine. Giornate, è vero, hai ragione. Per essere ancora più precisi eravamo testi, sono arrivati testi. È vero. E per essere ancora più precisi, i playoff hanno battuto 3 squadre che noi avevamo battuto anche durante il campionato, quindi sì, proprio. Per essere, ogni tanto bisogna anche ricordarle certe cose. Non è assolutamente rancore, non è niente, perché fa parte dello sport. La soddisfazione mia è ovviamente sapere quello che ho lasciato alle persone che mi hanno vissuto nei posti dove ho lavorato. Quello comunque è una cosa bella, compreso anche i presidenti di queste squadre che stai nominando. Assolutamente. E che volevi dire, Giovanni? No, se un giorno parliamo anche del Pescara, no? Sì, l'ultima domanda proprio, ne approfittiamo. No, lui è sempre molto legato, è legatissimo al Pescara. Le volevo chiedere se un giorno gli piacerebbe allenarlo il Pescara. Beh, ovviamente noi gli auguriamo di farlo tra 20 anni, Pierpaolo, no? Perché gli auguriamo di stare in Serie A e in altri club. Ma a Pescara io ci sto bene, quindi non mi voglio rovinare i momenti piacevoli di quando rientro. Però insomma, c'era stato in passato qualche volta qualche contatto col presidente, poi non siamo mai andati oltre. Sarebbe bello perché Pescara è una piazza bella, calda, dove si sta bene, quindi auguro il meglio possibile alla città, ovviamente. Poi il futuro insomma non lo conosce nessuno, quindi vedremo quello che succederà. A fine carriera, dai. Il passaggio a fine carriera. Là ci devi arrivare affamato, non è che puoi No. Ecco, hai stimolato, vedi, questa risposta ha stimolato un'altra domanda a Pierpaolo Marchetti, no, perché come sente Pescara, Pierpaolo? No, non è Pescara, non è. Sebastiani, il presidente. No, non è una domanda, è solo un aneddoto, proprio perché prima parlavi della persona. Fabio, io lo conosco non bene, ci siamo incontrati qualche volta, ma che sia una persona molto educata e molto intelligente, basta guardarlo e sentirlo parlare, quindi detto questo non devo aggiungere niente, ma l'educazione viene anche dalla famiglia. Allora mi divertivo sempre a ricordare quando Fabio giocava a Teramo, a Chieti, la madre, che è una signora simpaticissima, era direttrice dell'ufficio postale che si trovava nello stesso palazzo dove abitavo io. Ah. E ogni lunedì, quando il Chieti o il Teramo perdeva o prendeva qualche brutto voto, la signora, gentilissima e simpaticissima, con un gran sorriso, mi aspettava con il giornale in mano e dire:
sti voti qua non vanno bene. Sono... Io ovviamente per anni ho scaricato le responsabilità sui colleghi di terra, di piedi. Però insomma era la scusa per prendere qualche caffè insieme. Mia mamma aveva avuto il DASPO dopo, quando aveva avuto dopo una certa età aveva avuto il DASPO agli stadi, perché era molto simpatica e tifosa di tutti, però poi dopo gli ho dovuto un po' calmare l'Italia. Poi è tornata in un momento bellissimo della mia carriera, ha sempre fatto il tifo da casa insieme a mio padre, anche che mi ha seguito tanto, però, e i miei fratelli, ovviamente la mia famiglia. Però devo dire, l'ha fatto sempre con grande simpatia, con grande... così, quasi, era diventato quasi un modo per andare a prendere il caffè insieme. Se non trovavo io lei, andavo io in ufficio a cercarla. Però mettevi sempre voti bassi a Fabio, me l'hai detto qualche no, volta. Io no, come perché... no? Me l'hai detto, me l'hai rivelato. No, adesso che fai? Siccome Fabio è al telefono. Sto scherzando, Fabio. Mi ha creato la corazza. Senti, vabbè, comunque la tappa fondamentale di Chieti rimane, perché mi ricordo quell'anno, no? 11 gol nel 2001. Vittoria del campionato con Morganti, una stagione straordinaria, i maestri della Renato Curi, poi anche la Renato Curi angolana, che è stata un'altra tappa importante, no? In Serie D. Quindi insomma la vita da calciatore l'abbiamo raccontata bene, poi Perugia, Palermo e altre, Juve, Lione, Inter, insomma, e nazionale. Grazie Fabio, complimenti ancora per tutto, veramente. Grazie di cuore. A voi e un abbraccio a tutti, grazie. Grazie, ciao, grazie ancora a Fabio Rosso. Insomma, siamo stati al telefono con lui per 25 minuti. No, è stato piacere, gentile, perché sapete che al giorno d'oggi, come dice spesso per Paolo, per avere un protagonista anche per due minuti bisogna fare non si sa che cosa. E quindi siamo molto contenti per la disponibilità mostrata nei nostri riguardi a Fabio Grosso, che sta tornando a Frosinone. Naturalmente dovrà preparare questa gara importante con il Genoa di Gilardino, suo ex compagno di squadra, proprio in nazionale. Allora, ci fermiamo per pochi istanti, credo. Sì, andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta su Rete 8, si continua a parlare naturalmente, anche perché Pierpaolo è legatissimo a Serse Cosmi, che è stato fondamentale nella carriera di Grosso, giusto per chiudere l'argomento, no? Lui è un trequartista, un centrocampista, gran sinistro, a un certo punto va a Perugia dalla C2 in Serie A, quindi un triplo salto mortale, C2, C1 perché vinse il campionato, esterno, tutta fascia a sinistra. Ma queste sono le sliding door delle carriere dei giocatori, trovarsi, cioè, metterci del loro, ma poi trovarsi nel posto giusto al momento giusto, trovare magari al momento giusto la persona che ti dà un qualcosa in più, come può essere un cambio di ruolo. Poi legatissimo a Cosmi, legatissimo sicuramente, Cosmi è una persona è molto simpatica. Te devo dire che lo stimi tanto. No, comunque si è sempre comportato molto bene, cioè ogni tanto ci sentiamo, non... poi per carità non discuto, gli allenatori ognuno ha i propri gusti. Sì, in Italia ultimamente sento valutazioni un po' particolari sugli allenatori, quindi preferisco non addentrarmi. Su quali allenatori? No, cerchiamo di andare dritti al cuore del problema, così almeno ci chiariamo, perché sennò ci lasci così in sospeso. C'è Allegri. No, vabbè, sento dire che sono tutti fenomeni, tutti bravissimi, e l'unico somaro è quello che ha vinto più di tutti. Ma non che ha vinto più di tutti, cioè per raggiungerlo prima del 2036 matematicamente è impossibile. Cioè, quindi sta. Però pare che l'unico somaro sia quello che vinceva sempre. Boh. Si usa così. Tra l'altro, no, nel suo piccolo, diciamo, a Maolo, no? Spesso è stato criticato in questi anni, perché è stata una storia infinita tra Maolo e Pineto dal 2016 in poi. Io ricordo, perché personalmente ho anche seguito il Pineto, la gente non è mai contenta. Cioè, a Maolo ha comunque ottenuto risultati importanti nella sua carriera. Quando è subentrato, ha centrato 10 salvezze, se non vado errato. Sì. E ha vinto due campionati importanti con Morrodore e Pineto, cioè due promozioni storiche. Guarda, ti dico, il 2016 sono andato lo chiamai, ci incontrammo a San Benedetto del Tronto, e Daniele io lo conoscevo perché l'avevo avuto nella Curi, aveva fatto un miracolo a salvare l'Angolana quando eravamo ultimi o penultimi in classifica. Bravo, perché è stato due anni anche la Renato. 5 vittorie e un pareggio, e ci salvammo con lo spareggio a 100 buchi, e gli dissi: Daniele, lui era un po' titubante, gli dissi: Daniele, guarda, credimi,
tu un giorno mi ringrazierai che ti porto a Pineto. E quindi ieri è arrivato quel giorno. Ieri prima della partita ti avevo detto che un giorno mi ringrazierai di averti portato a Pineto alla corte del dottor Brocco. Ieri. Cioè lui non era convintissimo. Vabbè, era una situazione un po' particolare, lui aveva più che altro il gap di chilometri per venire, che lui a Porto San Giorgio aveva il suo lavoro, insomma. Certo. Quindi il sacrificio era di venire tutti i giorni a Pineto, e quindi però gli disse: guarda, vedrai che ti porto da una persona fantastica che il presidente del Pineto. Allora non c'erano ancora i lavori sulla 14, non sarebbe stato impossibile. Ma lui adesso viene in treno. Allora, la cosa migliore è venire in treno. Viaggia in treno. Perché con tre quarti d'ora. Molto comodo. Si viaggia, anche Lerda veniva da vicino. Vi ricordate Lerda? Che il primo anno veniva. Ah, questo non me lo ricordo. Sì, sì. Lui prendeva il giusto per Paolo, com'era la storia? Che veniva da lontanissimo e tornava ogni volta a casa. Da Cuneo, sì, sì. Ci raccontava questi viaggi della speranza che faceva lui. 2007-2008. Sì, andiamo al telefono, pronto Rete 8? Pronto? Abbiamo qualcuno? Non sento nessuno. Non è pronto. È caduta la linea. Allora, facciamo così. Intanto c'è da ricordare un'altra cosa importante, perché Giuseppe Tambone è stato team manager del primo Napoli, sì. Napoli Soccer di Aurelio De Laurentiis. Stiamo parlando di quasi 20 anni fa, 2004-2005. Era quella la stagione. Sì, sì, assolutamente. Era quello il settembre, sì. Settembre di quell'anno e iniziamo... iniziamo questa stagione incredibile perché Napoli non si iscrisse in B, mi ricordo, no? Non si è iscritto e ci fu il tira e molla con Gaucci, mi sembra che era al tribunale, e con il tentativo di riprenderlo, cambio azienda, insomma una serie di situazioni, quando poi il tribunale Napoli fallito Naldi, lui si giocò anche gli alberi, credo sia rimasto poverino da un passaggio con un po' prima di c'era stato Corbelli imprenditori esperti l'unico secondo me napoletano che invece ci teneva la squadra ha provato a salvarlo, ma era una valanga e non c'è riuscito. Partimmo in ritardo. Partimmo che praticamente il campionato era già iniziato. Era già iniziato. Mi ricordo che acquistò per 29 milioni il titolo dal tribunale. Mi chiamò Pierpaolo Marino, noi ci avevamo conosciuti negli anni precedenti per situazioni di mercato, e mi disse: mi devi venire a dare una mano. Qui il presidente vuole partire con tutte persone nuove. Gli dissi: sì, io Napoli non conosco, non saprei nemmeno. Non ti preoccupare, perché tanto staremo in esilio tutto l'anno. Per cui in due giorni andammo su a Milano a fare la squadra. E il tempo di arrivare a mezzogiorno, che la mattina dopo avevamo terminato 25 giocatori, e nel frattempo questi giocatori venivano da noi, firmavano a Milano e andavano giù a fare allenamento, dove c'era Ventura. C'era Pampa Sosa, uno dei giocatori, sì, insomma. C'era Pia, Capparella. No, sì, ma è stato un mercato molto complicato, perché in pratica il Napoli aveva la finestra per comprare e anche i soldi da investire, ma le altre squadre avevano il mercato chiuso. Quindi se anche tu fossi andato ad una squadra a dirgli: mi dai il tuo gioiello, potendoglielo pagare, quelli giustamente non te la facevano fatica a dartelo, perché poi non avrebbero potuto rimpiazzarlo. Certo. E quindi abbiamo dovuto mettere insieme un po' di giocatori che avevano problemi con le società, qualcuno non aveva neppure fatto il ritiro, quindi è stato complicatissimo. E quando andammo giù non c'avevamo nemmeno le maglie per iniziare la stagione, perché la cappa, giustamente, tant'è che ci mollò le maglie senza loghi, senza nulla, giusto per muoverci. È vera la storia del pallone mezzo sgonfio di Montervino e gli slip comprati al bazar fuori dall'hotel. È stata complicata, l'inizio è stato molto complicato, sia perché non avevamo una squadra che aveva base di preparazione, l'80% aveva fatto preparazione,
E poi siccome... Però un entusiasmo, mi ricordo, Giuseppe, sì, clamoroso. Napoli-Teramo io lo seguì per Rete 8, sì, sì, gol di Consonni, che era un ottimo giocatore, 50.000 spettatori. Guarda, ti dico, cioè... ti dico, io chiaramente anche per vicinanza e... Da me c'è sempre stato un gruppo di tifosi napoletani, quindi sicuramente poi io amavo Maradona e conoscevo un po' l'ambiente, certo. Ma starci dentro è tutt'altra roba. Poi avevamo Carmando, il massaggiatore, che ci raccontava continuamente queste storie ed era una cosa fantastica. E praticamente noi giocammo praticamente a campionato, entrammo in campionato quando già il campionato era iniziato. Sì. Ci hanno fatto fare, se non sbaglio, 2 settimane di... tempo di fare un amichevole di preparazione, e poi giocammo la prima il mercoledì col Cittadella, poi gol di Gnoffo, poi abbiamo giocato 3-3 il primo gol, dico, poi giocavamo mercoledì domenica perché dovevamo tra l'altro il mercoledì recuperare quello che perdevamo, esatto, nel frattempo, e poi finì questo e cominciamo la Coppa Italia, quindi noi siamo stati praticamente 2 mesi e mezzo che giocavamo mercoledì domenica, sempre in ritiro, viaggi, movimenti eccetera. E poi il problema era che la squadra fece un po' fatica a calarsi nell'ambiente. Certo. Infatti Ventura venne sostituito. Noi prendemmo delle bambole, esonerato, no? Perché arrivò Reia. Sì, noi prendemmo delle bambole, sì, clamorose a Fermo, col Chieti. Sì. Partite che sulla carta, no, non ti dovevano, sì, dare problematiche. E invece era proprio questa la logica. Poi accennavi a Sosa... Era un giocatore che era in difficoltà dal punto di vista fisico, ma giocava di testa meglio che coi piedi. Cioè, se tu gli dicevi di beccare quello spigolo con un pallone di testa... Un giocatore che aveva fatto già, no, roba, era stato già l'Udinese, insomma, poi roba Napoli 4 anni. Poi abbiamo azzeccato anche Reggio. Calaiò 2005 a gennaio. 2004-2005 a gennaio. Sì, sì, poi perché, a gennaio. Perché fui io il responsabile. Pescara lo cedette a gennaio. Fui io il responsabile di questa situazione, tra l'altro... era anche una situazione che al Pescara andava bene dal punto di vista economico, no, per queste situazioni. Calaiò aveva fatto 21 gol l'anno precedente, ma anche, in Serie B. Anche cercare di dare una mano, certo, anche prendendo un ottimo giocatore che io già avevo avuto con Romito, che, sì, era stato al Chieti, sì, sì, anche lì noi, ecco, potevamo investire, riaperto il mercato. Anche su giocatori dove le altre squadre potevano farti mercato, comunque, ma all'inizio fu... Da lì partì la storia di Aurelio De Laurentiis, insomma, dopo 19 anni è riuscito a vincere lo Scudetto, un grandissimo lavoro. È rimasto fatto lo stesso, comunque. Sì, sì, assolutamente. Le stesse cose che pensava allora, sì, qualcuno l'ha realizzata. No, abbiamo avuto la fortuna, devo dire la fortuna, perché un personaggio intervistarlo in occasione del premio, sì, Prisco, sì, qualche, sì, anno fa, anzi diversi, no, anni ma fa, ieri sentivo il fatto che De Laurentiis, come sempre, pensa la squadra come se fosse un'impresa, quindi lo so, sì, logicamente, sì, sì. L'opzione, quindi il rinnovo del contratto di Spalletti, che era con un'opzione, non l'ha chiamato, gli ha mandato una lettera dicendo esercitiamo l'opzione per il rinnovo, sì, quindi lui anche il calcio lo intende come se fosse un'azienda, un'impresa, sì, sì, quindi sì, tu, sì, fai un rinnovo scritto, cioè, formalmente. Se c'hai 30 secondi ti racconto questa cosa qui, sì. Prima della partita con il Cittadella, il mercoledì, il martedì, noi non eravamo mai andati allo stadio. No? Andiamo allo stadio per fare la rifinitura. Chiaro. Campo grande, per abituare un po'. Noi ci allenavamo in un campo piccolino, quello dell'hotel. Allora praticamente lui aveva messo su tutto quel sistema con lo speaker, il DJ, eccetera. Entrammo nello stadio a fare allenamento con una musica che sembrava una mega discoteca. E dopo un po' cominciarono a giocare, Ventura mi disse, direttore, chiedo al presidente un attimo se mi dà un quarto d'ora, io provo le palle in attivo giusto per capire un attimo e me ne vado. Andai lì, tra una cosa e un'altra, gli dissi, presidente, devo chiedere una cortesia, può cercare di sospendere questa cosa? Mi disse, a me mi frega niente della partita, è la prima partita del mio Napoli e tutto deve funzionare bene fuori. Beh, capito? Però, E noi non abbiamo potuto, cioè lui in quella, cioè, abbiamo fatto allenamento in quella situazione e siamo tornati via. Per la cronaca, Reia sostituì Ventura, poi perse la finalissima playoff con l'Avellino di Franco, sì, Oddo, che era subentrato ad Antonello Cucureddu, e poi vinse il campionato l'anno successivo, anche se in semifinale con la San Benedettese di Ballardini. Sì. Ma insomma, non è che fu proprio una partita... Non fu proprio meritatissima quella qualificazione, me la ricordo, eh? No, non me la ricordo. Ah, tu non te la ricordo? No, non me la ricordo. Vabbè, ci fermiamo per pochi istanti.
Torniamo in diretta su Rete 8, abbiamo 9 minuti mi pare, sì, insieme con Pierpaolo Marchetti, Roberto Giammarino, Ivano Di Sciascio, Giuseppe Tambone. Che fai sempre l'appello, pensi che qualcuno nel frattempo se ne va. Per ricordare qualcuno tutti. Scappa, dice. No, esatto, bravo, che magari poi può succedere sempre qualcosa. Allora, andiamo ad ascoltare un minuto di Sebastiani, intervistato da Salviani a fine partita ieri a Pineto. Sentiamo. Presidente Sebastiani, ci saranno 2 squadre nel campionato professionistico unite dal colore il biancazzurro. È sicuramente una cosa bellissima, perché loro hanno fatto qualcosa di straordinario considerando da dove sono partiti e considerando che, come ho sempre detto, questa è una società che merita assolutamente di essere tra i professionisti. Quindi sicuramente un'altra squadra tra i professionisti, molto bene. Poi se sono biancazzurri ancora meglio. Ci auguriamo però che non ci sarà il derby l'anno prossimo. Ma quello che succederà, succederà. L'importante comunque è che tutte e 2 le squadre hanno fatto fin qui loro molto meglio, perché hanno vinto. Noi adesso il 18 ci appresteremo a iniziare questa particolare questo particolare campionato ulteriore che sono i play-off, sperando di arrivare fino in fondo. Poi il Pineto si contraddistingue per l'amicizia che lega lei e il presidente dottor Silvio Brocco. Assolutamente, infatti sono emozionato e veramente contento per lui, perché se lo merita. Beh, Roberto, belle parole, no? Daniele, ormai è un'amicizia storica con il dottore. Sono contento perché qualche anno fa l'ho presentato io al presidente. Ah, ecco. Sì, ma era normale, era giusto collaborare con la società, certo, più importante che c'era in Abruzzo, perché noi eravamo una squadra in eccellenza, quindi dovevamo fare tutto, e credo che questa amicizia ci ha portato anche a noi a crescere fino a dove siamo arrivati adesso. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Pierpaolo, le parole del presidente? Beh, sono amici, vorrei vedere che avesse detto cose diverse. Tutto nella norma, niente da dire, insomma, niente da... A volte mi chiedi di commentare delle cose. No, perché tu sei pericoloso, capito? Quindi allora io, siccome so che sei pericoloso. Io sono pericoloso, allora... e sono anche un po' maligno. So quando bisogna stare zitti, non è il momento. Però mi piace provocarti, mi piace. Perché sì, c'è sempre la notizia, c'è sempre. Allora, 22:18, vogliamo rivedere il quadro dei playoff. Si comincia giovedì prossimo 11 maggio, scusate. Allora vediamo nel girone A: Padova Pergolettese alle 20:30, Virtus Verona Novara sempre alle 20:30, e poi Renate Arzignano alle ore 20. Nel girone B abbiamo detto del Siena, che è stato estromesso dai playoff, 4 punti per penalizzazione, e quindi ripescata, per così dire, la Recanatese. Gubbio Recanatese, attenzione, perché se non vado errato la Recanatese aveva già vinto a Gubbio in campionato, se non ricordo male. Quindi Gubbio Recanatese alle 20:30, Pontedera Rimini alle 20:45, ancora Lucchese alle 18, diretta su Rai Sport. Nel girone C, sempre giovedì 11 maggio, Cerignola Juve Stabia alle 20:30, Picerno Potenza sempre alle 20:30, stesso orario nel match tra Monopoli e Latina. Nel secondo turno, in programma domenica 15 maggio, entreranno in scena le quarte classificate dei 3 gironi, vale a dire la Pro Sesto di Andreoletti, di cui si parla molto bene, la Carrarese di Dalcanto e naturalmente il Foggia di Delio Rossi. Poi insomma saranno 6 qualificate più le 3 migliori terze, più il primo turno della fase nazionale, più il Vicenza, che ha vinto la Coppa Italia. Saranno teste di serie le 3 terze, quindi il Pescara naturalmente anche nel primo turno della fase nazionale, il Vicenza e poi anche la migliore classificata che arriva dai turni preliminari. E comunque resta una formula demenziale. Dove vado a finire? Questo è il tuo cavallo di battaglia. A pescare i voti della Serie C, vai. 30 squadre ai playoff. Dici, che hai fatto? Fatti i playoff? Sì, sei arrivato al 12esimo, hai fatto i playoff. Hai ricevuto tanti consensi per questa tesi, lo sai? Forse è un po' la mia fissazione. Sì. Io credo che quelli che sono chiamati a studiare le formule dei campionati di calcio, anche di pallacanestro, forse soprattutto di pallacanestro, credo che
in fondo abbiano qualche disagio mentale, perché ci sono delle cose, a parte questa cosa chiaramente politica, perché sì, 30 squadre ai playoff vuol dire 30 voti assicurati per le prossime elezioni. Credo si debba semplificare nello sport, cioè, onestamente, far fare un altro campionato da maggio, perché 28 squadre, 30 squadre, sono un altro campionato, cioè, non ha molto senso, cioè, no, credo che non rispecchi neanche la formula, la natura dei playoff, che nascono diversamente negli sport di squadra americani. Secondo me non è d'accordo Giuseppe Tambone. Vabbè, Giuseppe è più governativo di Andreotti oramai, quindi è più realista del re Giuseppe, infatti non so che ha posizioni diverse dalle mie su molte cose, ma lui poi è un'autorità in materia, quindi sicuramente dice cose con maggior criterio. Però mi pare che sia... Secondo me invece è un'apertura anche... Allora, l'Albino Leffe, tre stagioni or sono, è arrivato settimo in classifica, l'Albino Leffe di Zaffaroni, l'allenatore del Verona, che si può salvare in Serie A. Bravissimo allenatore, è arrivato sino in semifinale, eliminato dal... No, anzi no, aveva eliminato il Catanzaro, eliminato dall'Alessandria ai tempi supplementari. Quindi per... la peggiore classifica, quindi c'era un vantaggio dell'Alessandria, perché ci sono stati tempi, no ti voglio dire, ci sono stati tempi supplementari, poi l'Alessandria ha fatto 2-2 mi sembra, è andata in finale perché aveva la migliore posizione di classifica. Benissimo. Quindi non mi pare che ci sia un danno, siano danneggiate le squadre che arrivano quarte, terze o seconde. Io non parlo di danno, ti dico che 10 squadre ai playoff non ci sono, credo, in nessun campionato, in nessuno sport di squadra. Però possono essere 8 al massimo. Se ragioni nel momento in cui e perché è nata la riforma, te lo dico perché ci ho un po' smanettato e lavorato su, era il momento in cui i campionati di Serie C finivano le ultime 5-6 partite con partite che avevi sempre il dubbio di quella che era già paga, quella che non poteva fare niente, e tutta una serie di situazioni che finivano poi magari per falsare chi invece si stava giocando. Quindi i playoff allargati sono nati l'idea era quella di tenere impegnate quante più squadre su e quante più squadre giù per rendere vero fino alla fine il campionato e soprattutto per dare una visibilità a questo torneo. Perché questo torneo nella fase dei playoff le società fanno incassi, finiscono sui giornali per cose diciamo buone che danno immagine. Quindi l'idea che le società non l'abbiano, che la società non l'abbiano, quali giornali ti riferisci? Perché io di visibilità ne vedo poca. Beh sì, perché quando se vedi i numeri degli spettatori delle partite dei playoff, ci sono delle partite dei playoff che fanno più spettatori della media della Serie B. Ma figurati, io sono cresciuto con la pallacanestro da quando lascia perdere, poi si chiamano playoff. Non è in discussione il playoff. Vabbè, è in discussione il numero delle squadre per me, che sono ma il numero delle squadre, se limiti solo alle 4, è un campionato che dura 2 settimane e lo chiudi lì. Qui invece lo allunghi, dai una partecipazione, dai uno stimolo. Perché se vedi, nelle ultime giornate, per evitare che i risultati siano falsati alla fine, giustifica i mezzi. Può trovare un'altra soluzione? Magari secondo me la trovi noi governanti. Però questo ha reso interessante il campionato fino alla fine, perché tutti hanno un obiettivo. Certo. Poi ovviamente per Paolo ha ragione, perché 28 squadre che partecipano ai playoff per una promozione su quello sono d'accordo. Il fine giustifica i mezzi. La cosa che mi fa specie è che noi ragioniamo in maniera perversa. Mi spiego, ce ne ragioniamo sul fatto che siccome culturalmente il calcio in Italia prevede che nelle ultime partite ci siano delle pastette, allora aspetta, non mi riferivo a quello. Se ti metti nella logica di chi deve trovare una soluzione, perché le società cercano e ti chiedono di avere più visibilità,
di avere 90 minuti, cioè, Giuseppe, facciamo un gioco. 90 minuti avranno visibilità, poi saranno già fuori, lascia perdere che non gli puoi dare tutte le... è chiaro che la cosa che non mi piace è il fatto che culturalmente la penso in questo modo, già il fatto che bisogna dare per forza interesse, perché sennò le squadre o sbracano o si vendono le partite. Le motivazioni incidono. Poi dico un'altra cosa, tutto questo presuppone uno svolgimento schizofrenico. Allora, partite secche, le squadre stanno ferme una settimana, altri 10 giorni, altri 8 giorni, altre... Cioè, lo sai che è tutto schizofrenico, e diventa anche tutto molto falsato, secondo me. Le vostre posizioni sono tutte condivisibili tranne quella di Pierpaolo. Allora, no, volevo dire, sto scherzando Pierpaolo, ma il Siena ha possibilità di appellarsi a questo, a questa sentenza del Tribunale Federale? Primo grado questo, sì. Tribunale Federale potrebbe fare, ma credo che sia già stato fissato l'8. All'8? Quando comincia i playoff? L'11. Entro la data. Entro la data, perfetto, quindi non succede nulla, cioè non c'è un ulteriore slittamento dei playoff. No, l'hanno congegnato apposta. Questa era una domanda che ti dovevo. No, domani è il 9. Sì, credo che tra oggi... Benissimo, allora siamo in conclusione. Volevo anche sentire la tua sull'argomento. Hanno detto già tutto. Quindi, tutto è il contrario di tutto. Tutto è contrario. Diciamo, l'obiettivo del Pineto l'anno prossimo sono i playoff. Obiettivo playoff? Vabbè, ambizioso il presidente Brocco. È una squadra giovane che lotterà fino alla fine, però non facciamo proclami. Il Pineto. No, proclami no, però il Pineto rimane ambizioso nuovo, anche in Serie C. Ma no, affronta un campionato nuovo e dobbiamo essere umili. Ma Silvio Brocco è stato ambizioso in questi anni, quindi sarà ambizioso anche in Serie C. Dipende anche dal girone che dove verrà messo il Pineto. Comunque ti darà a disposizione un budget importante. No. Il presidente decide. Seguiamo l'onda. Girone B, Roberto, sicuramente. Sì. Speriamo, sarebbe auspicabile. Girone B. Anche per una questione di distanze, no? Anche dal punto di vista logistico. Certo. In bocca al lupo a Roberto Giammarino, però prima vi voglio far vedere un bel gol di Giuseppe Giglio, ex giocatore, perché la Romagnola... Io pensavo tuo. No, assolutamente, questo è un gran gol. La Romagnola di Capitan Ferraresi, che è il nostro opinionista del dopo partita, si è confermata campione provinciale del campionato WISP Over 40. E ha battuto la Ponzio in finale proprio ai Gesuiti con questo gol al 90° di Giuseppe Giglio. Volevo solo ricordare gli altri componenti della squadra che sono Iervese, Sansovini, Tiziano Mucciante, appunto abbiamo detto di Giglio, Ferraresi, Epifani, Gennari, Dei, tutta gente che ha giocato, Renato Greco, ex centravanti del Pescara di Delio Rossi, Taccola e Tisci erano giustificate le assenze perché allenano, Taccola, lo Scandicci e Tisci che ha concluso il campionato con il Fasano insieme con Lambertini, salutiamo entrambi, l'allenatore Alessio Di Basilico, presidente Angelo Di Giampaolo, complimenti ancora ha bissato questa vittoria, caro Pierpaolo, la Romagnola. Abbiamo chiuso qui. Per quanto mi riguarda, sì. Tra poco ti liberiamo. Grazie a Pierpaolo Marchetti, Roberto Giammarino, ancora complimenti Roberto per quello che avete fatto. Grazie a Ivano Di Sciascio, buonasera. Giuseppe Tambone, Giovanni Totodati, grazie a Roberto Cherchi della telecamera, al nostro regista Dino D'Angelo. Ci vediamo naturalmente lunedì quando sapremo probabilmente l'avversario del Pescara, perché domenica si giocherà il secondo turno. Prego. Gol, quando torna? Sta per tornare. E non è una minaccia. Dimmelo, buonasera perché io non ci sarò.